perché votare sì? Votiamo sì per cambiare le nostre istituzioni, per renderle più moderne, perché il Paese ha bisogno che la politica costi meno e sia più efficiente. Questo è il senso della riforma costituzionale, queste sono le modifiche che abbiamo fatto, non toccano i principi della Costituzione, toccano le nostre istituzioni, toccano quel bisogno di maggiore efficienza che questo Paese ha e di maggior stabilità. Lei oggi qui a Foggia, mentre D'Alema chiude la campagna a Lecce. Ma peccato, perché D'Alema queste riforme le ha pensate insieme a noi, le ha scritte nei suoi libri, le ha scritte nella bicamerale, dopodiché oggi noi siamo riusciti a farle approvare dal Parlamento e siamo qui a proporle agli italiani. Peccato che una sorta di non comprensione, che qualche volta bisogna dare una mano a chi da giovane è riuscito a fare quello che magari nel passato gli altri non sono riusciti a fare.